Pierpaolo Treglia, segretario regionale dei giovani del Partito Democratico in Puglia, oggi un attimino un po' agli onori della cronaca per aver detto un no, che è tipico dei giovani, ma al di là del no alla firma per la ricandidatura dei senatori, in questo caso di un senatore illustre come Massimo D'Alema, proviamo a fare il punto su qual è la situazione dei giovani democratici in Puglia e un po' in generale di questo momento particolare della politica nazionale. Sì, devo dire che mi ha un po' sorpreso questa attenzione per questa posizione dei giovani democratici. Mi sorprende perché sembra che in qualche modo i giovani democratici nascano oggi con questa dichiarazione non a sostegno del documento per Massimo D'Alema. Non è così. I giovani democratici sono un'organizzazione nata più di 3 anni fa che quotidianamente si impegna nei territori, nei comuni, cercando di portare avanti la causa del Partito Democratico, cercando di fare quella bella e sana politica che tanto si chiede ai partiti e che però poi poco effettivamente riesce ad emergere anche sui mass media. Mi sorprende perché appunto noi abbiamo ad esempio lanciato la settimana scorsa con una conferenza stampa la nostra ultima campagna, che è la campagna Rise Up, che è una campagna che stiamo facendo di raccolta firme a livello europeo con tutte le giovanili socialiste d'Europa, quindi giovani francesi, giovani socialisti tedeschi, spagnoli, irlandesi, su delle proposte che ci permettono di dire qual è la nostra idea d'Europa. E quindi delle proposte in merito al tema del lavoro, per un reddito di cittadinanza europeo, per politica a sostegno degli stage di tirocini che devono essere pagati e finanziati, politica a sostegno delle energie rinnovabili e anche una diversa concezione dell'Europa a livello istituzionale e democratico, quindi per noi un Parlamento europeo effettivamente con pieni poteri, togliere i poteri ai capi di Stato, ai singoli capi di Stato, perché ovviamente fanno gli interessi dei singoli paesi e non riescono a fare l'interesse della comunità europea, di tutti i cittadini europei. È un'iniziativa importantissima, è un'iniziativa storica, non era mai successo nella storia d'Europa che giovanili diverse si mettessero insieme a proposta del genere, eppure non ne parla nessuno. Sono stato anche alla conferenza stampa nazionale con il nostro segretario, Fausto Raciti, David Sassoli, il capogruppo del Partito Democratico nel Parlamento Europeo. Attenzione mediatica purtroppo zero. Ecco perché mi sorprendo ed ecco perché in qualche modo però sono contento di poter sfruttare questa occasione e ringraziare quindi anche chi mi dà oggi l'occasione per poter raccontare cosa fanno i giovani democratici ogni giorno nei loro comuni, nelle loro regioni. Alla fine quindi il no alla candidatura di Massimo D'Alema è stato in qualche maniera, ha preso il sopravvento. Mentre si sta parlando in questo caso di Europa, l'informazione si ferma sul famoso dito invece di vedere la luna, però comunque, come dire, la cronaca ci riconduce al fatto che nel momento in cui si riprende in considerazione la forma partito per riproporla e per rivalorizzarla da parte degli organi, quelli più esposti, quelli più il top degli organi dirigenti, la domanda sorge spontanea. Massimo D'Alema più di 2 giorni fa era a Bari e ha incontrato il sindaco Emiliano per poter in qualche maniera valutare l'ipotesi di una successione e individuare l'eventuale candidato. Lo fa Massimo D'Alema, perché non lo fa il segretario regionale a proposito di salvaguardia del partito? Questo bisognerebbe chiederlo al segretario regionale Massimo D'Alema e anche al sindaco di Bari. A me sorprende perché io sono stato abituato, o almeno mi sono iscritto al partito credendo che fosse il partito il luogo in cui si dovessero determinare scelte importanti, come ad esempio chi debba essere il prossimo candidato a presidenza della regione, chi debba essere il prossimo candidato sindaco a Bari.
Mi sorprende perché in questi anni non si sono state risparmiate le critiche a Massimo D'Arema, anche dal massimo riferimento qui a Bari, cioè il sindaco Michele Miliani, e però mi rendo conto che poi effettivamente ogni qualvolta ci sono scelte importanti, queste scelte passano sopra le teste degli organismi preposti e degli iscritti, che devono essere i primi, impegnandosi in partito, a poter dire la loro. Questo passaggio è per, soprattutto per mettere l'indice su un dato particolare. I giovani iscritti nel Mezzogiorno risultano essere in gran numero superiori ai giovani iscritti invece nel nord, nel settentrione d'Italia. Però, paradossalmente, i giovani negli organismi direttivi del nord sono più presenti, riescono ad essere più presenti che non i giovani più numerosi nel sud. È così purtroppo. È un problema ovviamente legato a più fattori. C'è sicuramente una difficoltà anche nel partito a promuovere un rinnovamento che parta dalla base. C'è anche però un problema veramente che è culturale, legato al Mezzogiorno. Ovvero intendere la politica da parte di tutti, da parte anche dei cittadini, e dare il proprio voto ai candidati, ai partiti sulla base di un interesse personale, e quindi dare il proprio voto non tanto a una lista, non tanto a un partito, non tanto a un'idea, ma a un singolo candidato che in qualche modo prende un impegno con l'elettore e lo può portare a termine. Abbiamo visto questo purtroppo cosa ha prodotto malgoverno nelle regioni, ha prodotto anche reati abbastanza gravi, abusi su soldi e finanziamenti pubblici, ha prodotto e produce ancora soprattutto una difficoltà endemica a permettere a giovani di poter alle elezioni competere alla pari e potersi quindi candidare a viso aperto senza dover presentarsi con i cappelli in mano o elemosinare un posto in un consiglio comunale piuttosto che in un consiglio regionale, ma cercando di dimostrare quanto si vale. Nel nord questo è molto più facile. Il voto di preferenza è molto meno radicato, alcuni studi ci dicono che nel Mezzogiorno il 70% del voto è su singolo candidato, nel nord arriva al massimo al 30%, quindi già questo dato percentuale ci fa capire qual è la differenza di fondo. Quello che noi chiediamo al Partito Democratico è di poterci appunto permettere di competere alla pari, permettendo ai giovani democratici di essere candidati in liste senza avere il posto garantito da nessuno, perché noi non vogliamo essere cooptati, non vogliamo essere inseriti senza averne il giusto merito. In politica il primo merito è avere consenso, però chiediamo al partito di fare selezione per poter avere delle liste in cui competere alla pari. Un'ultima domanda. I giovani democratici della Puglia credo che abbiano in qualche maniera stilato una sorta di documento in vista sia della legge elettorale in approvazione, sia della prossima tornata elettorale. Riesce a sintetizzarci quali sono i punti un po' più a cuore dei giovani democratici pugliesi? Certo, noi ovviamente siamo a favore di una riforma della legge elettorale. Non siamo contenti di questa legge perché ovviamente il cosiddetto Porcellum è proprio quella legge che invece manda nelle istituzioni persone senza verificarne effettivamente se abbiano consenso. Crediamo che il sistema elettorale migliore sarebbe il sistema collegi legato ai territori, quindi per poter permettere dal basso a persone che hanno consenso nel territorio di potersi candidare in rappresentanza del partito. È chiaro che se non ci sarà una riforma della legge elettorale in questo senso, il Partito Democratico non potrà far altro che indire delle elezioni primarie anche per la selezione dei propri parlamentari. Ma anche lì, anche in quelle elezioni primarie, quindi nella selezione che noi andremo a fare come partito, è necessario fare chiarezza. Ecco perché noi chiediamo che non vengano candidati, non venga permesso nemmeno alle elezioni primarie a possibili candidati di candidarsi se hanno rinvii a giudizio, come già in realtà prescrive lo statuto del Partito Democratico. Per quanto ci riguarda, anche se in caso di avvisi di garanzia, anche se sappiamo che questa è una questione abbastanza particolare, non stiamo parlando tanto del principio, perché noi crediamo nel principio di
l'incolpevolezza dell'imputato, però crediamo che in questo momento alla politica venga chiesto una particolare attenzione nei confronti di questo tema e quindi non è il caso di candidare persone che in qualche modo hanno a proprio carico degli avvisi di garanzia. Crediamo soprattutto che sia necessario non candidare chi ha superato 3 mandati, di non candidare chi ha conflitti di interesse, e su questo c'è una legge regionale che ha presentato il Partito Democratico di Puglia, che speriamo che possa andare avanti il più speditamente possibile in Consiglio regionale, e di non candidare chi è al proprio primo mandato e quindi ha già un mandato con gli elettori che deve portare a termine. Anche da qui riparte un po' la credibilità della politica. Se invece la politica viene vista come la politica dei professionisti, la politica delle solite persone che si candidano ad ogni occasione, credo che la politica non riuscirà né a rinnovarsi, il partito non riuscirà a rinnovarsi e non riusciremo a recuperare quella credibilità e quella fiducia con gli elettori che oggi è essenziale per poter vincere le prossime elezioni. Treglio, una battuta finale. Massimo D'Alema ha bisogno delle firme per potersi ricandidare? No, Massimo D'Alema non ha bisogno sicuramente delle nostre firme. Parliamo di un ex presidente del Consiglio, un ex ministro degli esteri, sicuramente la personalità che in questo partito riesce a dare il contributo più grande in termini di idee, in termini di programmi, in termini soprattutto di visione. Massimo D'Alema è una figura eccezionale che non dovrebbe essere tirato in ballo in queste polemiche. Ecco perché noi crediamo che sia anzitutto nell'interesse di Massimo D'Alema e del Partito Democratico, io mi sento anche di dire nell'interesse del candidato per Luigi Bersani, fare in modo che non ci siano su questo ambiguità. Massimo D'Alema rimarrà e rimane sempre una persona eccezionale per il partito, che avrà sicuramente ruoli, come già ce li ha, a livello europeo fondamentali, ed è quello secondo noi il campo in cui Massimo D'Alema dovrà essere chiamato ancora a dare il proprio contributo. Grazie e buon lavoro. Grazie.